Un altro vantaggio, soprattutto magari per le attività locali, il fatto di poter inserire delle automazioni che partono con determinate parole chiave. Cosa vuol dire? Se io tempo un ristorante, ok, e spesso e volentieri mi viene fatta la domanda: accettate cani? Ok, se io metto un automatismo per il quale ogni volta che compare la parola cane, cani, cagnolino o che altro, parte questo automatismo che dice sì, accettiamo i cani di piccola taglia, grande taglia, eccetera. Comunque dipende che tipo, cioè in base alle informazioni che voglio dare. Io so che so, 9 volte su 10 mi chiedono se possono accettare i cani. Se io raccolgo questa informazione e ne creo un automatismo, ho praticamente snellito un processo, cioè già solo quello. O magari gli orari di apertura. Io so che mi chiedono gli orari di apertura, mi basterà inserire un automatismo ogni volta che compare la parola orari di apertura, siete aperti, quando aprite, cioè in base alle varie parole. Quindi più parole riesco a raccogliere che magari dicono la stessa cosa, le inserisco all'interno, faccio partire un automatismo ogni volta che compare una di queste parole e in automatico ho risolto un'altra problematica. O le domande frequenti o comunque tutta una serie di richieste che possa, tipo che so, quali sono i vostri modelli, io faccio partire l'automatismo che ti dice i nostri modelli sono questi, questo e questo, se va bene bene, se no oppure se vuoi un'altra informazione magari li metto di sotto un altro pulsante con altre informazioni. Però diciamo che se ricevo domande di un certo tipo, le catalogo, le raccolgo, creo un automatismo, mi sono snellito in maniera importante di una buona fetta di lavoro. Ascolta Giovanni, una domanda importante. Allora, ManyChat mi fa da segreteria, sì, mi manda le promozioni, mi segmenta gli utenti, mi raccoglie le informazioni, e cioè mi fa il lavoro o di una persona o di 1000 persone, sì, in un certo senso. Più che altro adesso ho paura che vada in ferie questo ManyChat, nel senso qual è adesso ti faccio una domanda diciamo particolare, nel senso, qual è l'aspetto negativo di ManyChat a questo punto? Ci sono aspetti negativi, aspetti critici? Perché finora abbiamo parlato solo di cose belle, però con tutto quello che mi hai raccontato, nel mio piccolo negozio di scarpe artigianali, da domani licenzio metà delle persone e metto a lavorare ManyChat. Quindi raccontami invece qual è magari l'altro lato della medaglia, se c'è ovviamente e se ci possono essere, o anzi, se non ci sono particolari aspetti negativi, magari delle chicche a cui bisogna stare attenti, magari, sai, magari allora, dei case study in negativo, tra virgolette, errori, sbagli che abbiamo fatto noi o magari che hanno fatto le altre attività che possono essere. Allora, in realtà l'errore su ManyChat, essendo un'automazione, è sempre umano, nel senso che se io faccio una comunicazione sbagliata, il problema non è tanto dell'automatismo quanto della comunicazione umana, quindi devo rivedere la mia comunicazione, se magari ciao funziona più di salve o quel messaggio funziona più di un altro messaggio. E anche in questo caso ManyChat ci viene incontro, perché io posso creare delle automazioni random in cui gli dico provami con metà delle persone su questo flusso e metà su quest'altro flusso e vedo quale funziona meglio. Quindi in realtà il problema non è tanto dell'automatismo quanto umano. Se c'è una cosa alla quale bisogna stare attenti è con il GDPR, quindi con la legge sulla privacy, capire esattamente con il proprio legale quali informazioni posso raccogliere, come le devo gestire, come le devo organizzare. Quelle informazioni sì, questo è delicato, perché ogni settore ha una regolamentazione, quindi se dovessi iniziare a utilizzarlo per business, quindi raccogliere delle informazioni sensibili dei miei utenti, cosa importante sarebbe magari fare una chiacchierata con il legale, con il commercialista, comunque chi se ne occupa nel vostro caso, e chiedergli che tipo di informazioni posso raccogliere. Ovviamente, cosa importante, quando si parla di bot, bisogna sempre, in qualunque nel senso, all'inizio di una comunicazione con un bot, comunicare all'utente che sta chattando con un bot, quindi dirgli ciao, sono il bot di scuola e-commerce o sono il bot di, e se vuoi cancellarti puoi tranquillamente cliccare su questo pulsante, quindi dare la possibilità sempre all'utente di cancellarsi e soprattutto comunicare che si sta chattando con un bot. Poi per la raccolta di informazioni, qui sarebbe un argomento più da ambito giuridico, vi consiglio sicuramente di parlare con un vostro legale, che vi darà le informazioni, perché è una questione abbastanza delicata e cambia nel tempo e cambia da settore a settore, quindi potremmo stare a parlare per giorni. Il mio consiglio è sicuramente fatto anche chiacchierate con il vostro commercialista. Se ti è piaciuto questo video, clicca like e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere sempre aggiornato, iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi, clicca qui sotto per iscriviti al nostro gruppo riservato su Facebook. Ciao e al prossimo video.